Emilio Carelli è uno dei volti più noti del giornalismo italiano, ha lavorato al TG5, è stato direttore di Sky e TG24 e adesso in questa legislatura è in Parlamento alla Camera dei Deputati e ora sta nel gruppo di Coraggio Italia, il partito di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro. Nei giorni scorsi era a Firenze alla Leopolda, alla convention di Matteo Renzi e lì dal palco Carelli ha lanciato l'idea di un grande centro che tenga un po' tutti quanti assieme i parlamentari di quest'area. Carelli, buongiorno. Buongiorno. Però di grande centro in Italia si parla da tanto e non si è mai fatto, forse un motivo c'è. Crede che gli elettori italiani interessi la cosa? Ma io penso che ci sia una grande fetta di elettorato che in questo momento è alla ricerca di una casa, di un diciamo così, movimento politico per il quale votare, che sia un movimento moderato. Quando abbiamo costituito Coraggio Italia mi sono accorto che al centro delle formazioni politiche c'è una specie di arcipelago molto vasto di piccole formazioni che però portano avanti anche valori e programmi in comune che se si riunissero insieme potrebbero comunque creare una forza politica che potrebbe giocare anche il ruolo da protagonista. La prima sfida di questo gruppo di parlamentari sarà l'elezione del Presidente della Repubblica. Crede che riuscirete a fare blocco, a presentarvi assieme e potrebbe essere Silvio Berlusconi il candidato di riferimento di quest'area? Allora, innanzitutto bisognerà vedere se adesso questa proposta che ho lanciato verrà accolta e se riusciremo perlomeno a sederci tutti attorno a un tavolo e a verificare se esistono le premesse per costituire una sorta di federazione di centro. A questo punto bisognerà partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica, è chiaro che se ci presenteremo in blocco potremo rappresentare una forza determinante e spostare anche gli equilibri. Per quanto riguarda il candidato, io penso che sia troppo presto per parlare di chi sarà il candidato, si rischia di bruciare eventuali candidati. Devo dire che se non ci sarà un accordo tra tutte le forze politiche su un candidato unico da votare al primo scrutinio o al secondo, come può essere per esempio Mario Draghi, dal quarto scrutinio in poi ogni ipotesi potrebbe essere valida. Lei Silvio Berlusconi lo conosce molto bene, si aspettava che la sua candidatura per il Quirinale diventasse così forte, così credibile? Ma diciamo che non se l'aspettava nessuno, e diciamo che però Silvio Berlusconi ci ha stupito tante volte in tutti questi decenni, sia come imprenditore prima e poi come politico, e quindi mi sembra che in questo momento sia diventata una candidatura vera e concreta.